Siamo nel cuore del mese di maggio, un mese in cui numerose tradizioni religiose festeggiano alcune importanti ricorrenze. Dal punto di vista del buddismo, Mahayana in specie, la festa del Vesak, che coincide con il plenilunio del mese di maggio, e quindi quest'anno il 7 maggio, alle 12 e 15 minuti, ecco, questa ricorrenza del Vesak è di grande importanza perché naturalmente è legata alla tradizione, quindi è legata alla considerazione che il Buddha in questo momento del Vesak emana, diciamo, la sua vibrazione, la sua forza nell'aura terrestre e può arrivare nelle credenze, diciamo, di questa tradizione anche ad apparire attraverso dei fenomeni anche atmosferici e reali in alcune valli del Nepal e comunque della catena Himalayana. Ma al di là di questo elemento legato alla tradizione, per quanto riguarda il fedele, diciamo, buddista, il Vesak rappresenta un momento di alta preparazione, di grande preparazione. Nelle tradizioni più pure, il devoto per 7 giorni prima, si prepara all'evento dell'incontro, diciamo, con l'energia buddhica e per 7 giorni dopo questo evento, beneficia attraverso il pensiero, attraverso i sentimenti, attraverso l'azione, beneficia tutti gli altri esseri di quanto ha ricevuto nei 7 giorni precedenti il Vesak. Quindi il Vesak, 7 giorni di preparazione precedente, 7 giorni di successiva benedizione a beneficio di tutti gli esseri. Questa ricorrenza della tradizione buddista ha trovato in Occidente come dire, grandi eventi collettivi, grandi happening collettivi con il cosiddetto Vesak acquariano e così via. Naturalmente ciascun essere umano vive e partecipa alle esperienze che si sente di partecipare, ma teniamo presente che è individualmente che le prese di coscienza hanno risalto nel cuore e nella mente degli uomini. E quindi il momento della partecipazione collettiva è sempre un momento meno paradossalmente importante, anche se certamente importante per la condivisione, ma meno importante di quella che invece è il lavoro interiore, la preparazione interiore. Il mese di maggio, anche nella tradizione peraltro cristiana, è di grande importanza. Penso, semplificando, a due momenti, penso al 13 maggio con l'apparizione di Maria, della Beata Vergine Maria a Fatima, in Portogallo, ai celebri tre pastorelli, e al di là di quella che è la rappresentazione iconografica popolare, vorrei sottolineare l'importanza di questo evento del 13 maggio, che ricorda il 13 maggio del 2017, quando migliaia e migliaia di persone parteciparono, come dire, a un evento che ebbe anche delle forme esteriori di grande rilevanza. È sufficiente andare a vedere le cronache, come dire, dell'epoca. Poi possiamo credere o possiamo pensare che fossero fenomeni diversi, ma comunque i fenomeni ci furono e chi si reca al santuario di Fatima anche oggi ha modo di capire e ha modo, come dire, di confrontarsi con questa energia che nella tradizione cristiana è l'energia della madre di Cristo e di Gesù Cristo e quindi della Madonna, ma che fa un diretto riferimento all'archetipo della madre del mondo, che è un archetipo presente in tutte le religioni e in tutte le tradizioni. Con grande rispetto, quindi rispetto anche alla religiosità popolare, che noi molte volte
ne sconosciamo, forti diciamo del nostro sapere mentale. Teniamo presente che molto spesso questi fenomeni, voglio dire, coinvolgono dei bambini o coinvolgono delle persone semplici. E questo non perché, come dire, è l'ignoranza che permette, come dire, di vedere tutto questo, ma è perché la purezza, perché la semplicità d'animo, perché è quella disponibilità a vedere nelle cose non soltanto le descrizioni che ci sono state tramandate, ma anche qualche cosa di nuovo. Quindi sull'archetipo della madre del mondo dovremmo anche riflettere potentemente, come nel caso del Pesach. Chiaramente nella tradizione cristiana la Pentecoste, che poi è la fine di questo mese di maggio, assume una grandissima importanza perché fa direttamente riferimento, diciamo, allo Spirito Santo. E quindi in questa Trinità di Padre, Figlio e Spirito Santo, Spirito Santo che secondo taluni è molto legato, diciamo, al tempo presente, credo che anche in questo momento vada vissuto con introspezione, con profondità, soprattutto naturalmente da quelli che possono essere i praticanti. Ma anche chi non è praticante si avvicina alle ricorrenze religiose delle varie religioni con grandissimo rispetto, con una forte propensione alla ricerca della comprensione delle cose, e soprattutto per vedere naturalmente ciò che unisce sul piano dell'eterna saggezza tutte le tradizioni religiose. Non perché siano la stessa cosa, sono sicuramente diverse, ma noi dobbiamo cercare di capire, di vedere oltre le apparenze quali sono le forti dinamiche che accomunano l'essere umano nella sua ricerca spirituale. Dal punto di vista della tradizione induista vorrei parlare della festa, diciamo, del loto, del simbolo del loto. E il simbolo del loto è prezioso per tutti noi, perché il loto può anche vivere in acque stagnanti, in acque non perfettamente pure, eppure ha questa capacità, come dire, di nutrirsi, diciamo, e di trasformare le cose in bellezza, e quindi appare all'esterno, oltre, diciamo, il piano dell'acqua, appare all'esterno in tutta la sua fragranza, in tutta la sua bellezza. L'essere umano può prendere, come dire, spunto dal simbolo del loto. Tutti noi, proprio perché la nostra condizione umana non è una condizione perfetta, tutti noi abbiamo, come dire, a che fare con quelli che sono i dolori, con quelle che sono le difficoltà della vita, con quelli che sono anche i limiti della nostra, del nostro piccolo io, della nostra personalità. Però a partire da quelli noi abbiamo la possibilità di essere dei grandi trasformatori. Un teosofo italiano, Edoardo Bratina, amava ripetere che l'essere umano è una sorta di ponte fra la terra e il cielo. Ai piedi sulla terra, ma agli occhi che possono andare al cielo. E in questo suo essere una sorta di arco, anche tra il visibile, diciamo, e l'invisibile, la grande forza dell'essere umano è quello di essere un trasformatore. Tutti noi abbiamo delle cose nella vita che possiamo decidere, ma ne abbiamo molte altre che non possiamo decidere. Qual è sicuramente una delle nostre libertà? È la libertà, naturalmente, di vivere in un certo modo piuttosto che in un altro le cose che viviamo, le cose che fanno parte del nostro quotidiano, le cose che sono, diciamo, la nostra vita. Per i teosofi, per i soci della Società Teosofica, che è un'associazione presente in 70 paesi, voglio dire, nel mondo, il mese di maggio è anche il mese in cui si ricorda, l'8 maggio, il passaggio oltre il velo della materia di quella che è stata la principale pioniera della società teosofica, Elena Petrovna Blavatsky. Elena Petrovna Blavatsky nacque nel 1831 a Dnepropetrovsk, attualmente è in Ucraina, e da una famiglia di origine tedesca che lavorava con compiti di importanza amministrativa
nel servizio dello zar, e la sua vita, su una vita molto importante, non soltanto, voglio dire, per la società teosofica, perché l'azione di Elena Petrovna Blavatsky è stata un'azione veramente a beneficio di tutta l'umanità. E lei morì, o passò oltre il velo, diciamo, della materia, l'8 maggio del 1891 a Londra. In questi 60 anni la sua vita fu molto ricca, fu una delle prime persone, diciamo che soprattutto una delle prime donne che ebbe l'ardire di entrare, naturalmente camuffata perché le donne non potevano accedere al Tibet, ecco, di entrare in Tibet, entrò in contatto, in collegamento con importanti lamasserie della tradizione, diciamo, buddista, che però conservavano anche pezzi fondamentali di tradizioni pre-buddiste. Ovviamente queste relazioni, questa sua azione gli consentì non soltanto di entrare in contatto, diciamo, con quelli che potremmo definire dei Mahatma. Ed è bene sempre, dal punto di vista di Madame Blavatsky, dal punto di vista, diciamo, dell'approccio teosofico, tenere ben presente che stiamo parlando di persone fisiche, cioè non stiamo parlando, come dire, di fantasie. Ecco, i contatti di Madame Blavatsky erano dei contatti reali, non erano dei contatti, diciamo, mentali, non erano quindi, come dire, delle canalizzazioni, così, erano dei veri e propri, diciamo, contatti con queste persone. E naturalmente Madame Blavatsky portò, diciamo, poi da queste esperienze dei contenuti molto importanti che lei riversò con grandissima generosità nelle migliaia, migliaia e migliaia di pagine che costituiscono le cose che lei ha scritto. E vorrei sottolineare l'importanza di questo lavoro di Madame Blavatsky, che non tenne per sé la conoscenza o le fonti della conoscenza, ma cercò appunto di riversarle e di espanderle e di generosamente donarle a beneficio di tutti gli esseri. Ricordo che Madame Blavatsky sottolineava sempre che le sue opere dovevano fornire al ricercatore spirituale ampi materiali di ricerca e di esperienza, e invitava tutti ad arrivare alle conclusioni non prima, cioè dicendo: ah, grande Blavatsky, cosa ha scritto, che meraviglia, voglio dire, oppure no, guarda quante sciocchezze che ha detto, ma solo dopo aver letto, dopo aver studiato e dopo aver sperimentato. A che cosa possiamo dire che l'umanità è debitrice a Madame Blavatsky? Naturalmente non in via esclusiva, questo è chiaro, la vita lavora sempre, come dire, a tanti livelli. La connessione di tempo e spazio è molto diversa, quindi, però la testimonianza di Blavatsky è straordinaria, perché, diciamo, attraverso quelle migliaia di pagine che ho citato, ed in particolare attraverso alcune sue opere, sicuramente è riuscita a focalizzare alcuni concetti di straordinaria attualità. Il primo di tutto, di questi concetti, il primo è il concetto di unità della vita. Blavatsky, nella Dottrina Segreta, nel Proemio, elenca alcune proposizioni fondamentali, sia della cosmogenesi sia dell'antropogenesi, ed è veramente la parte che merita di essere studiata, che merita di essere approfondita. Ci sono molti materiali anche della società teosofica, voglio dire, a disposizione su YouTube relativamente a questi approfondimenti. E vorrei però sottolineare due fra queste proposizioni fondamentali, una tratta dalla cosmogenesi e una dell'antropogenesi. Quella della cosmogenesi è il concetto di unità della vita. Dal punto di vista teosofico l'universo è uno, dal punto di vista teosofico l'universo è un respiro, quindi ci sono cicli, diciamo, di manifestazioni e ci sono naturalmente anche cicli silenti. In questa dinamica la vita è una, lo spirito e la materia vanno insieme,
qualsiasi livello di aggregazione della materia ha comunque un contenuto spirituale. La visione del mondo non è manichea, è una visione unitaria e ovviamente l'universo è in comunicazione. Tutte le parti dell'universo sono in comunicazione. Il vero significato della legge del karma è proprio in questa relazione fra tutte le parti dell'universo. Questo ha un rilievo etico che non mi stancherò mai di sottolineare, nel senso che l'essere umano, nel qui ed ora, dov'è e nelle circostanze che la vita gli dà, ha la possibilità effettivamente di portare avanti una trasformazione sua, che è una trasformazione, come dire, anche di tutto ciò che sta all'esterno, con grande umiltà, con grande presa di coscienza e quindi, come dire, la filosofia della vita, la religiosità nella vita non diventa l'ossequio, diciamo, delle norme altrui, ma diventa una vera opera alchemica in cui c'è una trasformazione vera e questa trasformazione vera è quello che poi ci fa essere e vivere a beneficio di tutti gli esseri. Questo per quanto riguarda una proposizione tratta dalla cosmogenesi. Per quanto riguarda l'antropogenesi, sottolineo la straordinarietà di un'altra considerazione di Madame Blavatsky, e cioè che il modello precede la forma. È intuibile per certi versi, no? Noi sappiamo, voglio dire, come nasce un albero, cioè, o conosciamo, come dire, cosa avviene in botanica attraverso, diciamo, i semi, e quindi capiamo molto molto bene che questo concetto ha una relazione molto molto pratica, ma dobbiamo anche considerare che se è vero che il modello precede la forma, il nostro modo di pensare, il nostro modo di sentire, il nostro modo, attraverso anche quel chiacchiereccio, diciamo, interiore che caratterizza la nostra vita, è esattamente quello che dà vita ad un certo tipo di mondo. Quindi emerge un'altra cosa, cioè l'importanza di sintonizzarsi con quello che è veramente importante, di sintonizzarsi con quello che veramente può essere un lavoro a beneficio di tutti gli esseri e che si ricolleghi alle grandi dimensioni del bello e del buono di platonica e neoplatonica memoria. Madame Blavatsky dunque è stata una testimone, ha scritto, come dicevo, migliaia di pagine, l'Iside svelata, in cui andava dal particolare, diciamo, all'universale, poi la dottrina segreta invece dall'universale, diciamo, al particolare. Nel tempo, poi, soprattutto nella parte finale della sua vita, ha sentito anche l'esigenza in qualche modo di sintesi, diciamo, delle sue opere, e ha scritto due piccole meraviglie. La prima è La chiave della teosofia, nella forma delle domande e delle risposte, praticamente fornisce quelli che sono gli elementi della teosofia di base e naturalmente fornisce anche tante informazioni sul significato della società teosofica, sui suoi scopi e così via. Poi ha scritto anche La voce del silenzio, che è un libricino di grandissimo respiro, di grandissima portata. E attraverso, diciamo, anche questa parte, se vogliamo, più divulgativa, scopriamo la grandezza del suo pensiero e scopriamo anche quella che è la chiave, l'essenza della teosofia. Nella chiave della teosofia c'è uno schema bellissimo che attraverso il quale Madame Blavatsky rappresenta la realtà. Questo schema naturalmente parte dalla dimensione fisica, che è una dimensione che conosciamo tutti molto molto bene, ma poi declina anche la parte, diciamo, legata alla personalità dell'essere umano con altri elementi, a cominciare dal prana, voglio dire, da quella che potremmo definire un'energia vitale,
e naturalmente senza dimenticare quello che potremmo definire il piano astrale, che ha molto a che fare con le emozioni. Quindi per Madame Blavatsky la realtà non è quella percepita dai sensi, ma è una realtà che si articola, è una realtà in cui c'è il corpo fisico, c'è il prana, ovviamente c'è il corpo astrale, ma non soltanto, perché poi c'è anche una dimensione, diciamo, in cui l'essere umano è anche debitore a tutti i regni, compresa la nostra parte animale, capito? Noi siamo in un certo senso frutto di un'evoluzione e in tutto questo c'è sia l'aspetto minerale, c'è sia l'aspetto vegetale, sia l'aspetto animale. Ma non finisce qua, perché nello schema blavatskiano la mente assume una grande importanza e la mente ovviamente ha diversi aspetti, ha alcuni aspetti che sono concreti di rielaborazione dei dati, se vogliamo, però la mente è anche capace di un collegamento con i modelli, è capace di sintesi, è capace come dire, di collegamento con il mondo degli archetipi, quindi possiamo dire che il piano mentale ha degli aspetti che hanno a che fare con un piano mentale concreto, ma ci sono anche degli aspetti che hanno a che fare con un piano mentale astratto. Questo per portarci, sempre nello schema blavatskiano, ad ulteriori due elementi. L'elemento definito come buddhi, che è in qualche modo quell'intuizione che ci può far comprendere molto di più della vita, non attraverso una fase analitica, ma attraverso una fase intuitiva. E l'insight di cui parlava fondamentalmente Gildo Krishnamurti. E naturalmente poi la dimensione dell'atma, su cui diciamo le parole non servono, perché è in qualche modo una dimensione che non possiamo descrivere sul piano verbale. Dunque, Madame Blavatsky in qualche modo è stata portatrice di una conoscenza che, come dicevo prima, non ha tenuto per sé, ma ha condiviso, diciamo, con tutti gli esseri. Nella voce del silenzio, questa azione di Madame Blavatsky diventa una sorta di percorso interiore in cui l'uomo in cammino ha la possibilità, attraverso una serie di prese di coscienza e attraverso un'attenta analisi, naturalmente, di aprirsi ad una dimensione superiore. Ed è proprio con la lettura di un breve frammento della voce del silenzio che vorrei chiudere questa conversazione, questa riflessione, ricordando però, da ultimo, ma non ultima cosa in ordine di importanza, la figura del maestro Ezio Bosso, che è passato oltre il velo della materia proprio ieri. Perché voglio ricordare Ezio Bosso? Lo voglio ricordare per due motivi, innanzitutto per il suo valore e la sua grandezza di musicista, di interprete e anche di direttore d'orchestra, oltre che di grande divulgatore della musica, diciamo, che naturalmente la sua forza era una forza di entusiasmo dirompente, proprio perché per lui la musica era la vita. Ma lo voglio ricordare anche perché una delle sue opere più celebri, la dodicesima stanza, fa direttamente riferimento a Madame Blavatsky, che è stata colei che ci ha portato i frammenti delle stanze di Zian. E quindi la dodicesima stanza fa riferimento alla dodicesima stanza, naturalmente, che compone l'antropogenesi delle stanze di Zian. Bene, allora un breve sintetico frammento di Madame Blavatsky tratto dalla voce del silenzio.
il versetto 114. I semi della sapienza non possono germogliare né crescere in un luogo senza aria. Per vivere e raccogliere esperienza, la mente ha bisogno di larghezza, di profondità e di punti per attirarla verso l'anima di amante. Non cercare questi punti nel regno di Maya, nel regno delle illusioni, ma va oltre le illusioni e cerca l'eterno, l'immutabile Sat, diffidando dai falsi suggerimenti della fantasia. La mente è come uno specchio, raccoglie polvere mentre riflette. Sono necessarie le dolci brezze della sapienza dell'anima per levare la polvere dalle nostre illusioni. Cerca, o principiante, di fondere insieme la tua mente e l'anima